dovremmo essere. Vai, allora ragazzi, ora invece diamo il via al Q&A. Vi ricordo, questa è la seconda parte della live di stasera, ovvero faremo anche questo Q&A in cui mi farete le domande e vi risponderò. Non rispondo a domande cretine. Non ve lo dico, no, le leggo, ma non le leggo, no, non rispondo. E terza parte del live invece faremo il contest con l'aiuto di Efrem Canetto. Quindi Canetto, aspettami su... Oh, Akram, bello, Akram, ci sei anche te. Dying Light, ho come ero ottimizzato veramente male, provato poco fa. Iniziamo con il Q&A, fatemi insomma le domande che mi volete fare, però ripeto ragazzi, soltanto domande serie, ve lo chiedo veramente per favore. Bioccolo, buonanotte. No, 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 il contest si fa alla fine, Alexina. Alla fine farò 8-10 domande, insomma, sulla mia persona, sul canale, sulla storia del mio canale. E Efrem segnerà appunto i nomi che gli dirò io delle persone che avranno indovinato. E quello che avrà indovinato più risposte, insomma, vincerà. O alla fine si farà la domanda finale per lo spareggio. E la chiave la manderò su Steam. Michele, bello! Buonasera, Powerone. Insomma, ragazzi, dai, iniziamo con le domande del Conte e del Q&A. Allora, Minurz mi chiede: Cory, ha mai giocato alla serie di Fallout? E se ti è piaciuto moltissimo, ma mi sono piaciuti più che Fallout 3, per quanto grafica assurda, moddabilissimo e ambientazione della Madonna. Soltanto quando arrivi alla statua di Washington, insomma, un capolavoro, la Portieri, quella incagliata. Fallout 1 e 2, quelli con grafica isometrica vista dall'alto che ti muovevi a esagoni, mi sono piaciuti da morire. Il 2 un po' meno, ma Fallout 1, che vi ricordate, non c'era c'era la guerra per la benzina, le mucche con due teste che si pagava ancora con i tappi di bottiglia. Mi è piaciuto da... Sono un grandissimo fan di Fallout, io. E Davide D'Arroche mi chiede: Coridan, a te piace pescare? Allora, pescare non tanto, più che altro è l'attività del pescare che mi rilassa. Cioè, non è che ho la passione di pescare, ma se ogni volta, ogni tanto capita che mio babbo e il suo cugino magari vanno a pescare o al lago in mare, magari mi metto lì anch'io con la cannetta, ma non perché mi piaccia pescare, perché mi rilassa stare lì, magari in riva al mare. È una bella cosa. Q&A di Lorenzo 11155 mi chiede: comprerai Battlefield Hardline? Ci sto facendo seriamente un pensiero. Ti dico la verità, perché ho visto i gameplay ed ho provato la beta. Ci ho fatto anche un video, se va a vedere sul canale, ma mesi e mesi fa con la prima beta. E non mi piace Battlefield in quanto gioco troppo caotico. Però lì, polizia contro terroristi, e lo sai che a me la polizia piace, quindi penso proprio che ci farò un bel pensierino. Allora, Fede Commando, Cori, tu quando eri stato un piccolo youtuberino da pochi iscritti, cosa facevi? No, nel senso, vabbè, youtuberino, non è che ora sono youtuberone, ragazzi, cioè, nel senso, ho 3.000 iscritti su Twitch e quasi 26.000 su, insomma, c'è gente, ce n'ha veramente milioni, lo sapete, anche Yotobi ora ha fatto gli 800.000, tra l'altro. Cosa facevo? Come ora? Se ti vai a guardare anche i video dall'inizio del canale, ho sempre cercato di fare come ora, non sono cambiato. Infatti tante persone, un complimento bellissimo, e fa: dopo un anno e mezzo, quasi 2 anni, che sei su YouTube, vado a vedere i video vecchi, che ho iniziato, che ne so, boh, che ho iniziato con Alan Wake, ho iniziato con titoli che magari non c'entravano niente l'uno con l'altro, Resident Evil, Revelation, e mi hanno detto: sei come eri prima, non sei cambiato per niente, e questo è un bel complimento. De... Zeta Hawks mi dice: Coridan, quando rifarai Sump Roleplay? L'ho promesso che lo rifaccio, solo che al momento chiuso South Valley dove giocavo, c'ho un po' da ritrovare altri server. E ultimamente sono molto impegnato su Arma Life Italia, lo sapete, faccio lo sceriffo e gestisco la polizia. E su H1Z1 che mi ci ha preso la scimmia. De Zaux, grazie di esserti iscritto. Q&A mi chiede Dan... Scusate, non ci vedo. Daniele Fregancaz: perché non hai mai pubblicizzato il tuo canale dove tratti di Mo? Per due ragioni. Allora, uno, l'ho pubblicizzato già il mese scorso, e due, non è mio. È un canale con cui collaboro, ma non è mio. È di un altro ragazzo che si chiama Simone, insomma, che c'ha questo canale qui, ma non è mio. È di questo ragazzo e io ovviamente ci collaboro. Q&A Mammotrichi: Coridan, ti piace Stranded Deep? Da morire.
È ancora terra terra, ragazzi, è ancora terra terra. Mettiamo le mani avanti, ce ne vorrà per avere un gioco veramente finito. Ma è un accesso anticipato che mi sta piacendo molto. E come dico sempre, mi adoro gli zombie, adoro i cannibali di... come cazzo si chiama? Di The Forest. E i mostri di tutti i giochi, magari boh, anche i fantasmi e mostri, quelli pazzi di buono d'amnesia che ci rincorrono. Ma quello che adoro veramente un... infatti, come vi ho sempre detto, uno dei più bei survival usciti è The Long Dark. Perché sei te contro la natura selvaggia. Cioè, il nemico principale è il freddo e la fame, ecco. O il caldo, anche. Allora, Java Cupo, qual è il tuo cantante e il tuo gruppo preferito e la canzone preferita in assoluto? Ma anche lì nella musica c'ho un gruppo di riferimento a ogni genere. Tipo, che ne so, nel rock c'ho gli Skid Row, nel metal c'ho gli Iron Maiden come gruppo preferito, no? Boh, nel... un pochino più... nell'elettronico un po' strano, tipo, che cazzo si chiama? Nel... un po' più sul Depressive, primi album, poi dopo no, sono diventati anche loro dei burloni Type O Negative. Se andiamo un pochino più su elettronico con influenze magari, se vogliamo, anche leggermente più gotiche negli ultimi album che hanno fatto, Paradise Lost. Canzone preferita, a dirvene, ce n'ho tante, a dirvene una magari, boh, Fear of the Dark. Nano da Giardino 01, Coridan, da cosa deriva la passione per i giochi di sopravvivenza zombie? Non ti posso rispondere, ma non per cattiveria, perché è una domanda del contest che farò subito dopo. Comunque diciamo che da circa un anno e mezzo a questa parte, prima ero più per i MORPG, giocavo veramente gli MMORPG, li chiamo MORPG, per abbreviare, per fare prima, giocavo più a quelli, ora non li posso più vedere. Ho comprato World of Draenor, mi sono fatto due palle così. I survival sono belli perché ti chiedono i ricagli, un'ora, 10 ore, 50 ore, tutta la vita, decidi te. Igrol Goat, Cori, farai live su Gmod e Gabby con la Gabby e Lioness e gli altri. Bellissima idea. Non tanto video quanto live. Bellissima idea. Quindi la prendo seriamente in considerazione. Aspettate, non ho letto una domanda qui che mi interessava. Vado un attimino su. Allora, Q&A. Cosa ne pensi dei problemi delle vicende di G2A? E i giochi di Uplay eliminati dalla lista? Penso che Uplay dovrebbe un po' tirarsela di meno, perché a Uplay, che voi il gioco lo comprate da Steam o che lo comprate da G2A, che vi ricordo G2A Kingwin, non vi vendano chiavi di gioco piratate o cinesi. Sono chiavi di gioco come l'altro, solo che magari le comprano in stock più grandi e hanno degli sconti particolari, per quello costano meno. Ma non è detto, cioè che io la compro da lì o da là, sempre Uplay ci guadagna. Quindi voglio dire, fino a un certo punto. Fede Commando, Cori, se tu ti trovassero una vera apocalisse zombie, cosa faresti? Due cose. La prima, cerco una pistola con almeno un proiettile. La seconda, mi sparo. No. Io sopravviverò. Io vivrò! Fallo, scemo, Cori. Ciro Tozzi, farai GTA 5 su PC? Non vi dico il 50% perché io sono per i giochi survival, ma il 30% del mio canale sarà dedicato a GTA 5 e alla crew, los Bioccoles. Eccolo, il bioccolo di turno. Q&A, questa è una domanda che mi piace, bravo. Cosa ne pensi di Star Wars 7? Lo andrai a vedere al cinema? Sicuramente sì, perché sono un grande fan di Star Wars, ho visto la vecchia e la nuova trilogia. Però la spada laser, e lì tante persone mi diranno, ma c'era già nell'Expanded Universe, non mi interessa, io sono un purista. Vedere la spada laser rossa che si accende, tipo con l'Elsa, a crocifisso, ma un po' scioccato. Però c'è tutto il cast vecchio, c'è Mark Hamill, c'è Harrison Ford, c'è la principessa Leia, insomma ci sono tutti i personaggi, anche forse anche Lando Calrissian. Non so se è morto l'attore, no, penso sia ancora vivo, quindi ci andrò, non me lo posso perdere. Fryx, Cori, che gioco ti piace di più? Anche lì, cioè, io giochi preferiti supremi non ce n'ho, però in ambito magari, boh, dei giochi che tratto un po' di più, uno dei miei giochi preferiti ultimamente è stato The Long Dark, mi è piaciuto veramente, veramente tanto. E Zimmer, Killer 550, per te è meglio Rust oppure The Forest? Sono due giochi completamente differenti, anche perché The Forest è più è un gioco di massa. The Forest si gioca in due. Sono due giochi completamente differenti. Però mi chiedeste, ora,
spiazzato. Decidi, scegli un gioco, Rust o The Forest, a cosa giochi? Preferisco un po' di più Rust, ecco, sinceramente. The Walking Dead 2001, Cory farà un'altra live sull'isola di Bioccoli? Certo, con Lioness o con qualcun altro, insomma, qualche altro che lo prenderà. Davide D'Arronsh, è meglio Arma 3 o DayZ? Sono due giochi completamente differenti, anche qui sono sempre paragoni un po', secondo me, forzati, però DayZ standalone ora vale la pena di comprarlo, è stato molto migliorato. Arma per il contenuto, insomma, delle mod e quant'altro. Quindi, se tu mi chiedessi preferisci giocare a uno o l'altro, ti direi Arma 3, ovviamente. Allora, Fede Cori, se un giorno tu dovessi arrivare a un grandissimo traguardo, tipo 1 milione di iscritti, prenderesti il tuo PC e lo butteresti sopra del caffè? No, perché ci tengo particolarmente, il mio PC è un po' lo spreco. Piuttosto che tirarci sopra il caffè, lo prendo e lo mando in Africa, in qualche scuola, poveracci. Gente, non c'ha nemmeno soldi di comprarsi le ciabatte, perlomeno cerchiamo di dare una mano, insomma, con un po' di istruzione e tutto. Tra l'altro, già due monitor e un vecchio computer, ma va bene, nel senso, era un Pentium 4, già lo portai praticamente alla Caritas per mandarlo praticamente ai ragazzi in Africa, insomma. E no, non lo romperei il computer assolutamente, e arrivare a 1 milione, figurati. Super Mike, Cory, cosa ne pensi di No Man's Sky? Hai sentito cosa hanno detto gli sviluppatori? Ti dico soltanto una cosa, Super Mike. No Man's Sky, arrivi con la navetta, entri nel pianeta, ti simula ovviamente un'atmosfera che cambia sempre a seconda del pianeta, quindi o respirabile o no. Entri nel pianeta, la prima volta che entri nel pianeta, questo pianeta è stato scoperto da Super Mike, perché sei il primo che c'è entrato. Spettacolo! Chi ci passa dopo, magari fra un anno di gioco, ci passa pianeta scoperto da Coridan. È un po' come il gigante del deserto nei primi del Novecento, fino a 800-1900, uno dei più grandi archeologi che io adoro, Benzoni, quando scoprì l'entrata nella piramide di Cheope a Giza, c'entrò dentro e sul muro scrisse "scoperta da Benzoni". Insomma, è uno spettacolo, no? Lasciarci la tua firma. Harley Quinn, oh bella, buonasera. Allora, cosa faresti per migliorare il canale? Ma per migliorare il canale non è che non si possa migliorare, ti dico la verità, perché non c'è mai limite al meglio, anche al peggio. Mi va bene come ce l'ho, ti dico la verità. Cosa farei per migliorare il canale? Forse, ecco, tagliare e montare un po' meglio i video. Però, mi va bene com'è. Allora, Cipa Pua mi chiede: hai mai giocato a Metal Gear Solid? E che emozioni ti ha dato? A Metal Gear Solid ho giocato all'1, ingiudicabile dalla bellezza. 2, bellissimo, però molto meglio il primo. Il 3, un po' già su PlayStation 2 sono andato un calante. E poi gli altri non l'ho giocati. La saga di Metal Gear, ragazzi, Big Boss, spettacolo, l'adoro, che emozione mi ha dato. C'ho la pelle d'occaro a parlarne, quindi fanne te. Pa 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 pa. LOLBOY99, scusa se ho letto male, cosa ne pensi di Star Trek? Star Trek mi piace, non tutte le serie. Le due che preferisco sono Deep Space Nine e Enterprise, quella col capitano Archer, che mi è piaciuta particolarmente. Ce l'ho tutta in DVD, c'ho proprio il cofanettino e... qui da qualche parte, magari dentro qualche cassa. E bellissimo, che dire, Star Trek, padre delle space opera. King Zamak, cosa vorresti dai nuovi videogame? Vorrei più immersione nei videogiochi. E già, ragazzi, tanti giochi con l'Oculus Rift sono un passo avanti, ma non tutti, e io, prima di tutti, non ce lo possiamo permettere. Quindi, quello che vorrei dai giochi è più immersione. Ovvero, H1Z1, lo sapete, vi faccio giusto l'esempio, l'ho rivalutato, no? Ti immerge nel gioco perché devi mangiare, cucinare, comandare anche, no? Sopravvivere. Però, vorrei più... cioè dare più contenuti che riescano a immedesimarti nel tuo personaggio. Non soltanto mangiare e bere, anche una cazzata. Non puoi mettere 20 zombie a giro per una città grossa come Pleasant Valley. Una cittadina, ecco, mettiamola così. Ce ne devi mettere, con tutta la mole di gente che c'è morta, ce ne devi mettere 1000. Il problema devono essere gli zombie, non i giocatori. Così con un casino di zombie, tipo Dead Rising 3, non pensiamo a ammazzarci a vicenda, ma facciamo fronte comune contro gli zombie. Quindi... contro il pericolo, appunto, in comune, la minaccia in comune. Quindi vorrei più immedesimazione, ecco, da quella parte lì. Alexiro, ti voglio rispondere. Q&A, suini ballano, dipende. La mamma del maiale ballava, quando facevate la donazione balla. Grazie a me sta per la donazione, quindi almeno lei balla. Emerald99, Q&A, farei mai APB?
creando anche lì una crew. No, non mi piace APB. Ci ho giocato, l'ho visto fare a Yotobi, ci ho giocato, l'ho visto fare ad altri, l'ho provato, ho fatto lo sbirro. E anche il criminale non mi piace, ragazzi. APB era partito un po'. Spawn around. Un'introduzione al libro che stai creando? Se me la mandi, volentieri. Se mi mandi il libro o comunque uno spunto, qualcosa da leggere, Nicolas, volentierissimo. Se potessi creare un videogame, come sarebbe? Un survival alla bestia. Tipo H1Z1, ma dove ci sia veramente un problema in comune. Come ho risposto già nella domanda di prima, che ci sia un reale problema in comune, che i giocatori, l'ultima cosa che devono pensare, o uno stronzo, lo uccido, o cazzo, 20 zombie. Davide D'Arroche, Cori, cosa ne pensi di Resident Evil, tutte le serie 1 e 2? D'Arronche. Davide D'Arronche. Penso che Resident Evil l'1, bellissimo, il remake lo voglio rifare e giocare in live insieme a voi. Resident Evil 2, la prima volta a Raccoon City stupenda, il 3 poi secondo me è andato un po' incalando con Nemesis e tutto il resto. Un Resident Evil che un po' è uscito dalla storia, non c'è entrato niente, che è Revelation. Boia. Bellissimo. Revelation me lo sono goduto come un bioccolo proprio. Quindi Resident Evil per gli amanti degli zombie non deve mancare. Grani TG, ma che bella domanda, Cori. Ci diresti 5 sogni che hai o hai avuto? Vabbè, il sogno mio più ricorrente da sempre è volare. Riuscire veramente, che io volo. E che poi è bello, è che è talmente tanto che volo, che ormai è diventata una cosa comune. Tipo che volo anche in mezzo alla gente, o faccio salti mortali, volo. E la gente, io il bello che li guardo e li faccio. Ora questo qui lo stupisco, buoni buoni. Inizia a volargli davanti e lui tipo porta a spasso il cane e fuma la sigaretta. Termite tanto che volo, ormai la gente se ne è dimenticata. Poi vabbè, secondo, una rossa bellissima, una gnoccona rossa con gli occhi verdi e piena di lentiggini, è il mio sogno ricorrente. Terzo sogno, non lo so, far contento il mio babbo, nel senso, ecco, dopo una vita di tragedie con un figliolo del genere, oltretutto anche disoccupato, farlo perlomeno contento. Quarto sogno ricorrente, essere rincorso da qualche creatura demoniaca, mostro, e non riesci mai a salvarti, perché lo sapete, quando provate a correre nei sogni, andate lenti, lentissimi, e non scappate. È come questo gioco di prima, Monstrum, il mostro va più veloce di voi, è inutile. Quinto sogno ricorrente, magari anche 2 soldini, non tanti, giusto per tirare a campà. Quali erano i tuoi giochi preferiti da bambino? Ma Super Mario, Sonic, ma anche giochi di società, tipo, mi piaceva Risico, Hotel, Cluedo, mi piaceva da morire, mi piaceva l'isola del tesoro, quella col teschio che cascava, no? O Brivido, Brivido era stupendo, ragazzi. Dottor Wu, ti piacerebbe se in H1Z1 si vedessero le ondate mandrie, tra virgolette, come The Walking Dead a bestia? Infatti a bestia, veramente tanto. Cronoxolo Q&A, quanto hai guadagnato fino ad ora col libro? Qualche centinaia d'euro, non è che ci guadagni più di tanto, ma è ragazzi, non c'avevo ancora il canale YouTube. Fate conto che il mio libro è in vendita da tipo 2 anni, 2 anni e mezzo. Boh, cazzo, come passa il tempo. Su Amazon e, non lo so, c'è 300-400 euro, qualcosa del genere. Liti201, Olete, quali sono i tuoi gruppi black metal che ti piacciono di più? Sono Burzum, Mayhem, Darkthrone, Nargaroth, Lord Wind. Poi fammi pensare. Non è black, è più viking, però è partito Viking, però è partito anche lui facendo black metal. Bathory, grande Quarton, pace all'anima sua. E poi insomma ce n'ho tanti altri. In Nehema anche. Il libro si chiama Giorni di Sangue. Fedrox, Q&A, hai mai giocato alla serie di Dark Souls? Adoro. Il 2... non me ne vogliate, ma un po' rotto il cazzo. Cioè il 2 sono arrivato, ma ci avrò giocato una ventina di ore, mi sono rotto le palle. L'1 è tutto. Cioè è diceva bene, vi ricordate quella ragazza che ci ho fatto il video su Rust, che lei, a parte ora non carica più video mi sembra, però che aveva un canale dedicato a Dark Souls, un po' se vogliamo come si chiama quel ragazzo che fa solo Dark Souls. Comunque, andando avanti, Dark Souls è poesia.
Dark Souls è arte, cioè Dark Souls non lo devi vedere unicamente come un gioco difficile e impegnativo, ma ti devi proprio annusare le storie dei personaggi, cioè vedere la bellezza delle mappe, entrare secondo me in sintonia con l'ambientazione ricreata da Capcom, insomma da chi l'ha fatto, perché è veramente... È un libro, Dark Souls ti ci devi proprio immedesimare e buttare dentro, è quello che ho fatto io e secondo me è spettacolare. No, non ascolto gli Slipknot per quanto l'ho visto anche dal vivo. No, non sono il mio genere. Rebellion, ti piacciono i giochi cartacei? Ne giochi qualcuno? Al momento non gioco più a niente, ma ho giocato a Girsa, Martelli da Guerra, La Leggenda dei Cinque Anelli, poi da qualcuno mi ha detto Cyberpunk, Vampiri, sia Masquerade che Secoli Bui e tanti altri. Il mio preferito, Dungeons and Dragons, ovviamente, base, Advanced e tutti i 3.5. Quello che Sine Requie. I miei due preferiti sono Sine Requie, quello degli zombie ambientato insomma dopo la seconda guerra mondiale, e La Leggenda dei Cinque Anelli, perché adoro il Giappone e come vi ricordate i samurai. C'ho anche la maschera dei samurai sul braccio. Alfred the Best Boy. Tre giochi su console che vorresti su PC. The Last of Us. E poi il terzo, vabbè, The Last of Us. E Granity G. Cambieresti qualcosa del tuo passato su YouTube se tu potessi, come errori o cagate? Ma l'unica, forse l'unica cagata che ammetto è la recensione troppo veloce di H1Z1. Errori, sì. Errori, l'unica cosa che sicuramente non farei più è, come sapete, non sponsorizzo più nessuno. Canale YouTube, sì, eh. Se mi chiedete, Cori, mi guardi questo video e per favore mi mette un like e mi lascia un commento, ragazzi, subito. Non sponsorizzo più progetti. Cori, ho un server di Rust, ci viene a fare pubblicità? No. Cori, ho un server di Samp, ci viene a fare pubblicità? No. L'ho fatto per un anno e mezzo, ragazzi, ho preso solo carci nel culo. Non me ne frega dei soldi. Ci fosse stata una persona, una di numero, che mi avesse detto: grande Cori, grazie veramente di cuore, dopo due mesi che l'avevi fatto pubblicità, server pieno, un signor davanti. Questo non lo farei più. Ah, Q&A. Cori, cosa faresti se mentre arresti Marino, Salvatore e Gabby si trasformassero in zombie? Li sparo in testa. A quel punto sono dalla parte della legge. Vai, Yuritico, eccolo, Dio buono. Come conosciuto ninja? Su Arma, giocando su COG, sul vecchio server di COG, me lo presentarono la sera anacre nocivo. Harley Quinn, ci fai la storia della tua vita in due minuti? Dormo, mi alzo, gioco al computer. Dormo, mi alzo, gioco al computer. Dormo, mi alzo, gioco al computer. Ogni tanto c'ho una donna anch'io. Basta. Fedex, ci hai fatto un pensierino su Assassin's Creed? Sull'ultimo, sì. Unity, lo volevo, ce l'ho tutti finora, fino a Black Flag. Unity sì, ci volevo fare un pensierino, poi ho visto com'era ottimizzato e porca troia. Non ho Just Fred, non ho abbastanza informazioni sul sistema operativo di Steam e sulla Steam Machine, quindi no, non saprei che pensare al momento. No, Mammo Tricky, sono single da settembre, no, da settembre, da maggio, da prima di iniziare la stagione al lavoro. Capita, dopo 4 anni e mezzo, un bel calcio nel culo. Hai mai pensato di fare un incontro con noi fan? Sì, però no, non c'ho una lira per spostarmi a giro per l'Italia, quindi sfrutteremo i due eventi più famosi dell'anno, ovvero il Games Week, che ci verrò, quest'anno non manco, e il Lucca Comics, lì mi troverete. Il bioccolo di turno, hai visto il film L'Ultimo Samurai? Spettacolare. Ma quello con Tom Cruise? Bellissimo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Anche lì rivisto centinaia di volte. Stupendo. Gabriel Dark, Cori, cosa ne pensi di Assassin's Creed Rogue? Non mi è piaciuto e non ho nemmeno voluto comprare perché... Come? È 10 anni a questa... No, 10 anni forse no. Comunque... Sì, no, forse sì. 10 anni a questa parte che ci fate fare l'assassino che uccide i templari e su Rogue devo fare il templare che uccide l'assassini? Non esiste.
Super Panko, che strumento ti piacerebbe suonare? La chitarra. Ma no che mi piacerebbe, cioè nel senso, tornassi indietro lo faresti, ma magari sì. Ma ho sempre avuto la passione per la musica, sempre l'ho tuttora, ma non per suonarla. Sono un ascoltatore, ma non un musicista. Q&A, gioco più, con più ore su Steam, penso Arma. Penso in assoluto Arma, con tutte le mod. Rebellial, quando ti pare? Quando ti pare, mandamelo su Facebook e ci do un'occhiata e ti dico, quando ti pare? Dai ragazzi, si è fatto lì. Sono le 10.